tra le possibili suggestioni pedagogiche che possiamo cogliere nelle letture di questa terza domenica del tempo ordinario, ve ne è una in particolare che vorrei raccogliere dal Salmo 24, dal Salmo responsoriale. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Questo è il sogno di ogni insegnante. Avere degli allievi che ad un certo punto della relazione educativo-didattica esortano l'insegnante, comandano all'insegnante di istruirli. Magari accadesse questo, ma in fondo questo è anche uno degli obiettivi della relazione educativa e didattica, cioè fare in modo che i propri allievi maturino questa disposizione interiore, quella che con terminologia di tipo più psicopedagogico si chiama la motivazione all'apprendimento. Bene, è opportuno tenere presenti che le spinte motivazionali possono essere di due tipi, estrinseche o intrinseche. Sono spinte motivazionali di tipo estrinseco i premi, le punizioni, le compensazioni di vario genere e, in ultima analisi, per chi lavora nella scuola o anche nell'università, i voti. Il fatto di usare il voto come leva per la motivazione allo studio è una motivazione di tipo debole, estrinseco, che in qualche modo dovrà sempre essere rinnovata. Vi sono invece delle motivazioni di tipo intrinseco, come per esempio la gioia di apprendere, il gusto di conoscere, la voglia di capire e, in ultima analisi, la percezione di se stessi come persone che crescono dal punto di vista culturale e dal punto di vista educativo. Ecco che puntare su queste motivazioni di tipo intrinseco significa per l'insegnante scommettere sul futuro della relazione educativa e didattica e in qualche modo puntare sulle radici profonde di questa motivazione. Quindi è in questa direzione che le letture di oggi, in particolar modo il Salmo responsoriale, ci inducono a muoverci, puntare su motivazioni profonde che vengano interiorizzate dagli allievi, i quali ad un certo punto dovrebbero essere loro a dire all'insegnante: istruiscimi.